Il nonno di Heidi che ha 70 anni. Fotografo, diventa giudizio, vedi che gente. Vedi la Valle d'Aosta? Il freddo fa bene, ti congela. Caffè? No, è latte qui, ma c'è acqua dentro. Io sono valdostano, vengo da Cogne, ho 70 anni, faccio l'alpino, cioè l'alpino. Faccio la guida dei ghiacciai e l'anno scorso, ecco, ho scalato per la 100ª volta il Gran Paradiso, 4061 metri. Faccio il volontariato perché vivo in un paese in cui ha bisogno di tantissimo volontariato, specialmente perché siamo un paese a 1500 metri di altitudine e viviamo solamente in 1500 abitanti. Dunque dalla prima città siamo a 28 km, dunque lì vi è bisogno veramente di volontariato. Io facevo il portalettere quando lavoravo e con la mia macchina sono stato preso da una valanga. Il soffio mi ha trasportato a me la macchina per 96 metri al di là di un torrente e poi la valanga mi ha coperto totalmente. Ho vissuto là dentro nel mio abitacolo, ecco, con molta tranquillità perché sapevo che dietro di me vi erano degli amici in macchina anche loro e allora pensavo appunto nel loro aiuto. Difatti un'ora dopo ho già sentito i loro passi sopra la mia macchina che stavano cercando. Mi ha trovato per primo un cane, un pastore tedesco. La felicità di quell'animale non si può esprimere. Difatti mi ha leccato subito la mano e poi con la sua bocca mi ha tirato direttamente fuori dalla valanga. È stata un'esperienza. Vi dirò una cosa, che da quell'esperienza tutte le valanghe le guardo scendere. Che mi ha spinto a fare il volontario, e specialmente nel paese dove vivo, e adesso avendo tutto il tempo a mia disposizione, senz'altro che aiuto specialmente quelli che ne hanno bisogno, perché noi nel 2000 abbiamo avuto un grande alluvione, anche noi siamo stati contentissimi di quelli che sono venuti a aiutarci. Spero di dare ancora la mia opera ancora per tanti anni, va, diciamo. Ecco, un altro intervento di protezione civile e da guida è stato l'anno scorso, proprio in questa stagione, in cui uno non è rientrato in albergo. Allora si è mossa subito la protezione civile per andarlo a cercare e, sapendo che era stato vicino a un ghiacciaio, abbiamo subito cercato sul ghiacciaio. Partiti verso le 10 di sera, siamo arrivati sul ghiacciaio alle 4 di mattina. Alle 6:30 l'abbiamo sentito gridare, questo per noi è stato un sollievo, di cui abbiamo visto subito dove era caduto in questo crepaccio. Anche lui è caduto fortunatamente, molto fortunatamente, perché il crepaccio era così stretto che anche lui è sceso lentamente per 84 metri. Ha passato la notte, non dico come l'avrà passata, perché era su una lastra di ghiaccio e sotto sentiva scorrere il torrente. Mi tengo leggero o mi tengo pesante? Questo è il dilemma. E poi è la prima volta che i miei colleghi mi hanno attaccato direttamente con le gambe, mi hanno calato giù a testa prima, perché per poterlo imbragare per poi salvarlo e tirarlo fuori. Sono belle esperienze.